Ciao a tutti, sono tornata con una nuova recensione. Questa volta vi parlo della serie Netflix Strappare lungo i bordi, che è la prima serie d'animazione italiana che esce appunto sulla piattaforma Netflix ed è scritta e disegnata dal fumettista romano Michele Rec in arte zero calcare. Allora, perché voglio farvi la recensione di questa serie? Innanzitutto perché, come sapete, a me piacciono le serie brevi, infatti questa è composta di soli 6 episodi, ciascuno di 20 minuti circa come durata, e poi sono un'appassionata di manga e di fumetti, quindi non potevo non seguire questa serie. Devo dire, l'ho trovata fatta bene, molto molto bella, sia dal punto di vista dei disegni che dal punto di vista della trama, che dal punto di vista della sceneggiatura. Perché comunque è molto ironica, molto divertente, però ha comunque anche una punta di amarezza, perché il tema principale di questa serie è un racconto autobiografico, quindi della vita del protagonista Michele Rec, che parla appunto della sua vita fondamentalmente dal punto di vista di due temi principali, che sono l'amicizia e l'amore. Infatti, il racconto si svolge, a Roma, città in cui lui è nato e cresciuto, dai primi anni della sua vita, quindi, i primi anni scolastici fino all'età adolescenziale. Fino all'università, ai tempi in cui cominciano i primi lavori per lui, fino ai giorni nostri in cui lui ha 37 anni e tutto quello che lui fa si svolge in quest'arco temporale in cui i suoi amici di sempre del cuore sono Secco e Sara, quindi questi sono gli altri due protagonisti. Per quanto riguarda l'amore, parliamo di un amore platonico che lui ha verso Alice, una ragazza che gli viene presentata dalla sua amica Sara, che poi sarà molto importante nella vicenda, come vedremo soprattutto nell'ultima puntata, di cui ovviamente non vi svelo il finale perché c'è comunque un colpo di scena. Allora, quello che mi ha colpito della serie, come dicevo, è sicuramente scritta benissimo, disegnata benissimo, ma anche noi ridiamo per tutti i primi 5 episodi, è veramente simpatica, ironica, irriverente, poi comunque è doppiata in romanesco, quindi a me piace tantissimo sia Roma che il dialetto romano, quindi l'ho trovata veramente nelle mie corde, mi è piaciuta veramente tanto. E poi c'è anche uno sfondo di amarezza, come dicevo, perché diciamo in questa serie ci possiamo rivedere un po' tutti, perché tratta dei nostri problemi anche intimi, se vogliamo, della ricerca del nostro posto nel mondo, di quello che comunque il protagonista fa per riuscire a realizzarsi sia nel lavoro che nella vita sentimentale, di tutte le delusioni a cui va incontro e in cui ci possiamo ritrovare un po' tutti, anche nel modo di pensare. A volte ci facciamo tanti problemi inutili, quante volte abbiamo paura di riscattarci, paura dei cambiamenti, delle novità. Tutto questo ci viene esposto proprio da Zero Calcare in modo molto simpatico, come dicevo, molto ironico. E poi la cosa che mi ha colpito, che penso abbia colpito tutti gli spettatori, è che la voce della sua coscienza è un armadillo che ha poi la voce di Valerio Mastandrea. E praticamente tutto quello che lui vuole fare si confronta con questo armadillo che gli dà dei consigli, gli dice cosa è giusto, cosa è sbagliato. È come se tutti noi ci confrontassimo poi con la nostra coscienza quando ci guardiamo allo specchio e dobbiamo decidere cosa fare in una situazione. Oppure intraprendere un nuovo percorso e cose varie. Diciamo che perché tutti noi ci possiamo rivedere in questo protagonista, perché comunque esprime le sue insicurezze, le sue fragilità, quelle che sono anche un po' le meschinità della natura umana, se vogliamo. E poi ovviamente io mi ritrovo che sono una 34enne, quindi la generazione dei trentenni, quarantenni di oggi. Siamo più o meno tutti sulla stessa barca, difficoltà nelle relazioni interpersonali, difficoltà anche nel mondo del lavoro, nel ritrovare un nostro posto nel mondo e quindi per questo devo dire che do un voto molto alto a questa serie, do proprio un 9 perché mi è piaciuta tantissimo, ripeto, sia perché come intrattenimento è veramente molto molto bella, perché è simpatica, è proprio bella da seguire, ti fa passare quei momenti di leggerezza. Però nell'ultimo episodio, nel sesto episodio, c'è un colpo di scena, come vi dicevo prima, che invece ci avvicina più a un messaggio filosofico, anche un po' malinconico, su quello che è il senso della vita. Quindi soffermatevi sull'ultimo episodio perché veramente vale la pena di vederlo. Quindi niente, il mio voto a questa serie, come dicevo, è 9, vi consiglio di vederla perché comunque è breve da vedere, la vedete in poco tempo e veramente vi rimane
rimane tanto, sia dal punto di vista del divertimento che anche dal punto di vista dell'emotività, perché sapete che io vado sempre alla ricerca di qualcosa, sia dal punto di vista delle recensioni, cioè delle serie TV che dei film, che mi lasci qualcosa. Quindi è una serie scritta in modo intelligente, disegnata molto bene, quindi faccio i complimenti a Zero Calcare e spero che ci sia una seconda stagione di questa serie. Mettete un like se vi è piaciuto il video, se volete altre video recensioni di serie Netflix, fatemi sapere nei commenti. Un bacio a tutti!